Allora, Orazio Gauci, segretario provinciale della FIOM CGIL. Gauci, che tipo di situazione c'è al momento all'interno dello stabilimento, soprattutto per quanto riguarda l'indotto? Allora, la situazione non è mutata rispetto ad inizio anno, perché, come dire, la crisi c'è, e non è solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto in un territorio come il nostro, che è un territorio ad alto tasso di disoccupazione. Noi, negli ultimi direttivi, abbiamo chiesto con forza, come dire, l'attivazione di quegli investimenti programmati che la raffineria aveva sbandierato, e diciamo altresì che ci deve essere una politica industriale che miri allo sviluppo industriale, che aiuti le imprese del territorio. E l'unica alternativa che è il sito industriale, la raffineria, va, come dire, tutelata e va rafforzata affinché, come dire, gli investimenti vadano avanti e si crea occupazione nel territorio. Ma al momento di che numeri parliamo? Al momento, ad esempio, all'interno dell'indotto, in quanti sono impegnati effettivamente? Al momento, rispetto all'anno scorso, ho qualche unità in più, ma si evidenzia naturalmente, come dire, la crisi che ancora persiste. Abbiamo alcune aziende che hanno attivato gli strumenti che, come dire, la legge permette, che sono quegli gli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione ordinaria e i contratti di solidarietà, che sono in essere in alcune cooperative e in alcune imprese che fanno difficoltà perché hanno un numero di lavoratori, come dire, sono sovradimensionate, e quindi in questo momento in raffineria c'è poco lavoro e si applica la cassa integrazione o il contratto di solidarietà. Ma da quello che ci risulta potrebbero anche esserci società che rischiano la chiusura? La chiusura non è, diciamo che è un aspetto in cui io non voglio entrare. Noi chiediamo, come dire, con fermezza, lo abbiamo ripetuto più volte, l'applicazione di quegli investimenti programmati, che darebbero grande respiro, e se ci sono problemi di chiusura, come dire, un sollievo anche per quelle imprese che in questi anni hanno, come dire, garantito l'occupazione e quindi un posto di lavoro a molti lavoratori nella provincia. Quindi possiamo dire che comunque le condizioni di lavoro rimangono sempre difficili all'interno dello stabilimento. Rimangono molto difficili e non ci sono sbocchi, se non sono quelli che la raffineria sta dando. Infatti abbiamo chiesto anche con fermezza alla politica di intervenire e di attirare, come dire, nuove fonti o una politica industriale che aiuti le imprese in un momento di difficoltà come questo. Ma è per il prossimo anno voi cosa prevedete? Noi prevediamo ancora un anno difficile perché la crisi non è passata e quindi, come dire, se non vi è una politica industriale che miri a non solo industriale, ma anche una che miri alla salvaguardia dei lavoratori e dei posti di lavoro, e il tavolo prefettizio non ne parte. Ora abbiamo saputo che il giorno 13 dicembre ci sarà l'attivazione di questa di nuovo del tavolo prefettizio, che dovrebbe dare un sospiro a quei lavoratori che sono usciti fuori dal ciclo e quindi verranno reintegrati da quello che si evince. Noi siamo favorevoli a questo tavolo e quindi a questo dialogo tra raffineria e organizzazioni sindacali, dialogo che in questi giorni è stato, come dire, un po' turbolento a seguito di alcune lettere rivolte proprio ai sindacalisti. Ma a proposito di questa polemica, cosa ne pensa la FIOM CGIL, insomma, rispetto alle accuse della raffineria e alle risposte dei sindacati degli edili? Noi diciamo solo che oggi il ruolo del sindacato è un ruolo difficilissimo, però noi siamo con i lavoratori, siamo con quei lavoratori che ingiustamente sono stati buttati fuori dal ciclo produttivo, siamo con quei lavoratori che rivendicano un posto di lavoro per le proprie famiglie, condividiamo che la raffineria però non può, come dire, additare la colpa di uno sfogo, di un malessere che c'è nella provincia, nel territorio, addossando la colpa al sindacato che come ci fa notare in un volantino fatto proprio dalla Fillea, dalle altre organizzazioni edili,
diciamo, questo volantino diceva proprio la realtà dei fatti, che hanno cercato di far desistere i lavoratori e quindi andare al dialogo con la raffineria, con le istituzioni, affinché si trovasse uno sbocco occupazionale per loro, ma i lavoratori, stanchi di essere stati presi in giro per 2 anni, a volte, come dire, non sentono quindi nemmeno il sindacato, quindi la difficoltà proprio del sindacato oggi in un momento di crisi far ragionare quei lavoratori che in questo momento stanno soffrendo, e non soffrono solo loro ma anche le famiglie che stanno dietro a questi lavoratori. Ma secondo voi, dal vostro particolare punto di vista, c'è uno scollamento tra i lavoratori del diretto e quelli dell'indotto, o c'è una tendenza alla solidarietà, non so? Allora, io voglio partire da un discorso molto più grande, che è quello che in questi 2 anni do la colpa non solo al governo nazionale ma anche alle opposizioni, perché si è creato un clima di ostilità, di divisione tra settore pubblico e settore privato, e abbiamo avuto una ripercussione anche nella metà meccanica, in cui si è voluto dividere lavoratori, e prova ne è il contratto collettivo nazionale, che è il contratto che vale per tutti i lavoratori metalmeccanici, cercando di creare un altro modello di contratto, che è quello Fiat. E quindi anche la raffineria si sta creando, si vuole creare una divisione tra lavoratori del diretto e lavoratori dell'indotto, ma i fatti però dimostrano tutt'altro, perché i lavoratori dell'indotto del diretto, nelle ultime manifestazioni che si sono state per rivendicare, ripeto, il diritto al lavoro, che è un diritto sacrosanto che la Costituzione prevede, per rivendicare un diritto, un lavoratore sia del diretto che dell'indotto non sono stati minacciati da coloro che erano a scioperare davanti ai cancelli in maniera libera, e quindi hanno solidarizzato, ritengo questa parola, solidarizzato con i colleghi che in questo momento soffrono e hanno capito che oggi ci sono questi lavoratori, domani potrebbero esserci anche loro. Ma in conclusione, soprattutto nell'indotto, si può affermare che attualmente i lavoratori che sono sottoposti a ammortizzatori sociali, ad altre misure, sono in numero maggiore rispetto a quelli che lavorano in maniera effettiva? Diciamo che molti lavoratori sono posti in questo momento con gli ammortizzatori sociali, che è sempre uno strumento che fa sì che i lavoratori abbiano un reddito pur sempre minimo, e quindi non escano fuori dal ciclo produttivo. Diciamo che i lavoratori che stanno lavorando sono pochi, però rispetto a una politica nazionale in cui ci sono stati 500.000 posti di lavoro, e noi della FIOM e della CGIL le abbiamo sempre denunciato che si sarebbero persi tantissimi posti di lavoro, oggi diciamo che chiediamo con forza gli investimenti affinché non succeda a Gela quello che succede è successo a livello nazionale, quindi una moria di posti di lavoro.